Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Purtroppo sono tornato da Rimini e dico purtroppo in quanto è stata una bellissima esperienza, dato che ho incontrato i miei compagni YugiTubers, nonché membri di una piccola famiglia creata da noi, diciamo così. Allora, di cosa voglio parlare in questo video? Non vorrei soffermarmi sul result che ho fatto, in quanto diciamo sono le solite cose e inoltre ho fatto schifo date le mani ingiocabili. Ma vorrei parlarvi della mia esperienza, scusate, ma ho poco fiato, non so perché. Allora, vi dico che non sapevo se andare o meno all'event, in quanto non sapevo la disponibilità che avevo, insomma, queste cose qui. Quindi testo poco il mazzo e soltanto 2 settimane prima dell'event, poche volte, quindi vabbè, sti cavoli del result, l'importante è divertirsi, come dico io. Il 25 sera riesco a prenotare l'hotel, riesco a trovare quel buco di possibilità, diciamo così, e sono costretto a partire il 27 mattina in quanto è l'unico pullman che va da Rimini dalla mia zona. Io abito a sud, per chi non lo sapesse, quindi sono state diverse ore di viaggio, circa 8. Allora, parto alle 6 da qui, parto alla fermata del bus. E alle 16 arrivo a Rimini. Il viaggio non è sembrato stressante, anzi le ore sono volate via grazie alla discografia del mio gruppo preferito, ma vabbè. E l'unica cosa stressante è stato trovare l'hotel, in quanto avevo prenotato un hotel, ma una volta arrivato lì mi dice che hanno trasferito me e il team Polvere di Stelle, di cui fa parte Bozeman, che saluto, ci hanno trasferito in un altro hotel di loro stessa gestione. Quindi per trovare questo dannato hotel sono stato tipo una mezz'ora, 40 minuti a piedi sotto il sole, verso le 3, 3 e mezza, quindi vi lascio immaginare. E dopo essere arrivato a Viterbo, tornato avanti, quindi cioè tornato indietro, poi avanti, vabbè, macello, riesco a trovare la minuscola porta dell'hotel, entro e faccio il check-in e tutto. Porto i bagagli sopra, dico ai miei che sono arrivato, mi faccio una doccia, chiamo la mia ragazza e poi chiamo appunto Bozeman per avvertirlo che ci avevano cambiato di hotel e quant'altro. Inoltre mi fa compagnia tutto il pomeriggio, parliamo un po' del mazzo cioè parliamo un po' dei mazzi, dato che entrambi volevamo portare via, come vedete qui. Suggerimenti da parte mia e da parte sua, insomma, scambio di consigli. E lo ringrazio tantissimo per la compagnia, in quanto è stata una giornata che ho trascorso da solo. Ero stanchissimo, quindi verso le 8 scendo a prendermi una pizza. Vabbè, mangio la pizza insieme a dei barboni, ma se volete sapere il tutto, scrivetemi nei commenti. E vabbè, torno in hotel, mi lavo di nuovo e vado a dormire. Pensavo di svegliarmi verso l'una, mi chiedo scusa per i rumori di sottofondo, ma se chiudo il balcone muoio di caldo. Pensavo di svegliarmi verso l'una, invece mi sveglio verso le 10, pensando, cavolo, che noia, ora devo aspettare fino alle 2 che arrivi il Bozeman. E invece no, mi chiama, mi dice, vedi che alle 11 sono lì, quindi, ah, perfetto. Mi lavo, sì, sto sempre a lavarmi, ok? Mi lavo e intanto che mi leggo un manga e nel frattempo arrivano, vabbè, ci vediamo finalmente per la prima volta di persona e andiamo in spiaggia insieme ai suoi compagni di team. Tuttavia io non posso stare al sole, Bozeman odia il sole, quindi siamo stati sotto un ombrellone noi due a parlare un po' delle cose nostre, non tanto di Yugi. Che dirvi? Il pomeriggio decidiamo di andare a prescriverci al YCS. E partiamo in macchina, infatti verso fine video ci saranno anche degli sketch, non so se l'ho già detto. E niente, entro in sede con la maschera, quindi vi lascio immaginare la reazione di tutti che mi guardavano. E il primo a riconoscermi è stato Mr. BLS98, che saluto. E niente, chiedo un po' come era la zona, insomma, era enorme il posto. Io sono stato il numero 250 ad iscrivermi
E niente, io gli chiedo se aveva visto Zerbi e Yangus mi dice di sì e mi porta da Zerbi. Io non mi ero ancora tolto la maschera e vabbè, andiamo da Zerbi. Mister chiama appunto Zerbi, dice vedi che c'è Boltzmann, vabbè si stringono la mano. Quando si gira Zerbi, io tipo scoppio a ridere perché lo stavo fissando mentre giocava in maschera. Lui era curiosissimo di vedere il mio volto, mi levo la maschera, rimane un po' sorpreso e mi dice che faccio paura, ma boh, vabbè, molti di voi non conosceranno, cioè non conoscono il mio volto, ma ok. Insomma, è stata una reazione bellissima. Successivamente incontro anche Yangus e poi chiamiamo Nat insieme ai suoi compagni, che era insieme ai suoi compagni di team e gli chiediamo dove stava. Una volta arrivato, esco fuori in maschera in modo tale da farmi riconoscere subito, ci incontriamo finalmente, terroni, terroni, e ok, entriamo insieme, saluto anche Jarissone X, che ringrazio in quanto mi ha prestato un mistake, poi vi spiego anche il fatto della lista, ho avuto dei problemi, e niente, mentre Nat faceva la lista vediamo anche una faccia familiare, io e Bozeman. Allora io lo chiamo Ludo, si gira con la coda dell'occhio e poi ritorna a scrivere la lista. Poi Boltzmann lo richiama Ludo più forte, si gira e il tizio infatti era Iskandar di Dustin TV, che saluto anche lui, purtroppo non abbiamo avuto tempo di farci una foto insieme e vabbè mi dispiace. Successivamente incontriamo anche tutti, sì, parte del duellista, no, 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 scusate, no, ho sbagliato. Vabbè, incontriamo questi YouTubers. Non penso di averne incontrati altri. Se mi scordo, non mi dite niente. Niente, la sera decidiamo di organizzarci per una pizza. Io, Yangus, Zerbi, vabbè, Bozeman con i suoi compagni di team. E niente, andiamo a mangiare. Poi aspettiamo Fo con il resto dei duellisti anonimi che sono venuti. Tra cui Jack, con cui ho passato anche il day one. E parte delle due, veramente persona simpaticissima e cittaro, se l'ho pronunciato bene. Vabbè, incontriamo Fo, dopodiché, se ricordo, Fo, Jack, eccetera. Dopodiché andiamo a dormire. Io purtroppo la sera prima ero stato punto dalle zanzare, si erano fatti dei, non so, si potevano dire dei bulbi luminosi sulle mie braccia e sulle gambe, e stando steso sul letto, tipo, stavo, come dirvi, le bolle mi rialzavano, per farvi capire quanto erano grosse. Quindi non dormo la sera e niente, vado un po' al day one stordito. Arriviamo al day one, c'è il doppio delle persone, c'è il doppio, il triplo, il quadruplo, non lo so, ci sono americani, venivano dalla Danimarca, tedeschi, francesi, vabbè, italiani ovvio, inglesi, c'è un casino assurdo, meno male che mi ero prescritto insieme agli altri. Poi, il day one, sì, vedo sfrecciare Mattek di fretta. Quindi lo fermo, faccio Mattek, ciao, gli stringo la mano e poi gli chiedo, mi riconosci? In quanto quasi nessuno sa il mio volto, ripeto. Batte che fa, no, chi sei? Quando gli dico la mia identità, faccio sono Stardust, non vi dico la reazione di Matte con le mani fra i capelli, fa, oh mio Dio, il volto di Stardust, vabbè, una reazione veramente assurda, non ho potuto far video, ma vabbè, va bene così. E saluto anche Matte, anche se l'ho visto poche volte, a questo YCS, mi dispiace, e niente. Successivamente iniziamo i turni, momento di silenzio e ringrazio anche Mister per avermi aiutato a cercare il tavolo e il mio avversario, diciamo così. E niente, il primo avversario che becco è un amico di Zerbi con cui ho stretto anch'io amicizia, Riccardo che saluto e giocava a Shadow Performage. Vabbè, inizio io. Prima macinata di Dante, proprio bellissima. Io gioco BLS nel BA perché mi piace. Vabbè, macino BLS, Dark Hole, Raigeki. Vabbè, io già avevo avvertito Riccardo che le mie macinate facevano schifo.
Secondo turno, sempre della stessa partita, secondo mio turno. Faccio, vabbè, forse sono più fortunato con la seconda, e invece col cazzo. Macino Vanity, Ring of Destruction e Phoenix Wind Wind Blast. Vabbè, perdo la prima. La seconda pure la perdo, non mi ricordo come, perché vedo mani full trap, non posso far nulla. Poi seconda partita, secondo turno, becco Clifford. La prima partita macino triplo cheer. Vabbè, lo porto a 900 life points e scula, il tizio mi scula sempre, era un inglese che mi faceva pescava sempre carrier e mi faceva tornare sempre Dante nell'ex, quindi non avevo modo di recuperare Barbar. Oh sì. E vabbè, poi la seconda lo aro di brutto, in quanto forse l'unica mano buona in tutto, in tutte le partite che ho fatto, perché becco faccio Vanity's Fiend, Mistake, Warning, Bottomless e poi al turno di dopo, se non erro, anche il Crash Card Virus, quindi bloccato in tutte le maniere. La terza la perdo in quanto non vedo nulla di nuovo. Ok, poi terzo turno becco Biam Iron Match e finalmente vedo mostri, ma soltanto mostri, senza trappole e roba varia, e sappiamo che in un mirror match e BA deve sfruttare al massimo le trappole. Ovviamente lui vede tutto, fra skill drain al momento giusto, Karmakat, Phoenix, anche la Break Frog skill sulla l'unica tour che avevo visto in tutte le partite. E ok, perdo la prima e anche la seconda, in quanto pesco Sir, Typhoon, Karmakat, Phoenix, Windblast e Vanity's Fiend. Vabbè, faccio subito Vanity's Fiend, ovviamente. Il tizio fa cazzo, sono bloccato, mi sa che te la concedo. Pesca Raigeki a top deck. Perdo anche l'altra. E vabbè, innervosito, faccio l'ultima, dico faccio l'ultima e poi basta, a prescindere dal fatto che vinca o perde l'avversario, però non si presenta, quindi aveva già droppato, vabbè, vinco la prima e poi droppo con 1-3, quindi ecco perché non volevo parlarvi tanto del report, insomma, perché ho fatto veramente schifo. Questa è una carta che ho visto veramente tante volte, ma al cimitero. Ok. Scusate ragazzi, ma è venuto scritto memoria piena alla fotocamera, ho dovuto svuotarla, scusate il termine bruto e inadeguato. Mi stavo dicendo che non partecipo a nessun side event in quanto temevo che i soldi che avevo non sarebbero bastati a pagare il taxi che mi avrebbe poi portato in stazione per poi prendere il treno per Roma, dato che dovevo andare a vedere gli appartamenti, siccome trasferisco lì, per chi non lo sapesse. Allora, si può dire che ho trascorso la mattinata insieme a Bozeman, assolutamente, e il pomeriggio insieme a Bozeman, ma anche insieme a Natty Storix e i suoi compagni di team. Quindi, il pomeriggio poi è arrivato il trugo, ma vabbè. E niente, arrivato a questo punto del video, prima che si scarichi anche la fotocamera, volevo fare i miei ringraziamenti. Allora, il ringraziamento più grande innanzitutto va a Team Polvere di Stile, quindi a Boltzmann e compagnia bella. Ecco, questo è il nostro ricordo, se stanno guardando il video capiranno di che sto parlando. E niente, tutti simpaticissimi, da Boltzmann L, conosciuto anche come Sasuke. Ecco, la giro per farvi dire che è filmata. Dario, aranciata, vabbè, una lunga storia. Drake purtroppo non ha filmato. Mi dispiace tantissimo perché mi sono divertito un sacco con tutti e devo ringraziarli anche perché mi hanno offerto il passaggio al Pala Congressi gratis, senza alcuna spesa, quindi mi hanno offerto anche la loro compagnia, sono stato sempre in camera loro, si può dire, tranne a fare i bisogni e a dormire.
niente, tutte persone fantastiche. Poi vabbè, ringrazio tutti i duellisti anonimi, Angus, Nat, Jalisto Links, anche il Tacchino, Rocco e Iskandar, mi dispiace anche che Blackwing non sia venuto. E, insomma, tutti quelli che ho incontrato anche, che mi hanno riconosciuto, e anche Master Beat, è vero, che saluto, che ho incontrato mentre giravo per i tavoli. E niente, Martek, tutti, insomma, ma soprattutto coloro con cui ci ho passato, insomma, queste giornate, quindi più Nat, duellisti anonimi, soprattutto il team Polvere di Steel, che veramente posso chiamare fratelli. Veramente grazie. Mi auguro che il prossimo YCS arrivi al più presto, anche il prossimo event. Cercheremo di organizzarci meglio per veramente divertirci al massimo. E niente, ragazzi, scusate un po' la voce, ma veramente mi mancano quei piccoli momenti che abbiamo trascorso insieme, anche perché nelle mie zone non gioca nessuno, quindi sì, mi mancano davvero tanto. E che dirvi? Lasciate un piace, un commento, se avete qualche domanda scrivetevi sotto nei commenti. Vi lascio agli sketch che ho registrato e alle foto. Arrivederci al prossimo video. Osserviamoli mentre cercano di impostare l'aria condizionata, poi arriva l'aria calda. Siamo Dai, ma sta col team fallito. Polvere di Stelle qui. Salutate, cacchio! Già Bella! arrivato. Buondì. Poi Boizmet qui. Io non inquadro le facce se volete. C'è un 2, siamo 5 in macchina. Questa è la prima parte del È la viaggio. morte, Rimini! Che quanti gradi ci sono? Non lo so, Prossima non volta la voglio ICS sapere. Finlandia. Finlandia, Anche un po' più su, direi. Carta premio Crono, creatore degli Asian. Abbiamo Vai, carta premio Dio muoviti! cane. Si sta muovendo! Riprendiamo il video alla sede. Vai, vai. Spoiler. Stai spoilerando Nat. Stiamo filmando qui Nat che fa la lista. Spiamo la lista. No, scherzo, vabbè. No, però il problema no, la Lui è l'uomo santo. tanto ti potevo Iscrivetevi al mancare. suo canale perché è l'uomo santo che mi ha prestato il secondo mistake. Vabbè, tranquillo, dai. No, ti metti in descrizione perché sei un santo. Non ti preoccupare. Tranquillo. Ma tanto dopo un'ora che inizia il YCS già sono fuori. Tu, io al primo turno, via. Allora io, faccio la prima, poi mi alzo. Così si fa. Spiamo un altro YouTuber. Buonasera! A me non mi spi? No, scherzo. Ecco Boz. Anche poi voglio un selfie con tutti. Oh, adorate il gatto. Adorate il gatto? Hai fatto cadere la lista mia, perché. Boh, facciamo un po' il giro qui. Il gatto. È il gatto? Ammirate, ammirate il Daston bianco, mi dispiace, è troppo forte. Zoom. Non è dell'ICS. Minchia, mi sto a cagare. Ora sto registrando con un Zerbi che sta mangiando e uno Yangus anche. Ammiriamolo nella sua sexagine asiatica. Che perso nel vuoto. Inculati. È buona, eh? Dove si fa? Volete la via? È qui. Però non so la via. Bene. Comunque quello dietro la telecamera ce l'ha una faccia. Non è vero. È vero, è vero. No, non parlo. Era un blef. Devo stare in anonimato. Prossimo video. Posso una TikTok? Ora sì. No. Ragazzi, qua è il day 2. Io non ho dormito. Io sì, ho dormito. Per a causa zanzare. Io mi sono svegliato alle 7 a caso la sua sveglia. Guardate L mentre manovra la macchina. Io mi abbasso per fare in modo che veda bene il parcheggio. E niente, primo day andremo a fare 0,7. Sono molto positivo stamattina. Io ho fatto 0,8. Ah bene, faremo 0,10 vai. E bella. Bella cosa.
Bello è il mio paese. Vai lì, mostra lì, mostra lì. Mostra a vedere lì. Il video là. Vedete quello? Beh, è un'antenna. Vedete lui? Bello. Serviamoli. I pro gamer. Pro gamer. Quanta cazzo di scienza. Siamo troppi. Agente speciale 007. Oh, sei crudele. Fai salti con gli altri, non con me. Arrivo. Sì, chiusa. Zano, o forse no. Però decidi. Due nella giusta.